Francesco Giuzio, candidato sindaco per la lista Basilicata a Possibile. È un déjà vu perché ci siamo visti anche in campagna elettorale durante le regionali. Perché hai deciso di candidarti? Beh, perché chi ha a cuore determinati temi non li ha a cuore solo per la regione, chiaramente, ma per tutti i livelli istituzionali. Quindi abbiamo provato in tutti i modi, anche coinvolgendo l'avvocato Pignatari, che ringrazio, approfitto insomma di questa possibilità che mi date per ringraziarla per la disponibilità. Purtroppo però le altre forze del centrosinistra non hanno voluto sentir ragione e hanno voluto continuare in una corsa, diciamo così, che più di partito, visto anche poi le sigle che mancano anche in maniera abbastanza rumorosa, è diventata una corsa personale. Ecco perché io non li chiamo candidati civici, ma li ho ribattezzati candidati cinici, proprio perché insomma hanno preferito la frammentazione all'unità e poi hanno dato anche modo ai partiti di nascondersi dietro la loro maschera. Francesco, dal di dentro naturalmente hai un osservatorio privilegiato nel parlamentino della città per capire quali sono le problematiche. Come ha agito l'attuale governo cittadino che tu hai sempre contestato? Assolutamente sì, nell'azione di 5 anni in consiglio comunale come capogruppo della Basilicata Possibile e anche come presidente della seconda commissione bilancio, l'unica che viene affidata alle opposizioni proprio per l'opera di controllo che deve seguire, io ho potuto denunciare più volte, insomma, essere magari l'acerrimo nemico, ecco, l'avversario più temibile di questa maggioranza, lo dico senza tema di essere smentito. E purtroppo la maggioranza di Guarente si è dimostrata inadeguata, la maggioranza di centrodestra si è dimostrata inadeguata, e tant'è che appunto a pochi giorni poi dalla presentazione dei vari documenti hanno preferito procedere a un cambio che però insomma è un cambio anche lì assolutamente di partito, senza guardare alle competenze, senza guardare anche alla sensibilità che ci vuole per guidare una città grande e importante come il capoluogo di regione. Quali potrebbero essere le priorità qualora tu dovessi essere eletto sindaco? Sì, noi offriamo un programma di rottura rispetto agli schemi del passato, a iniziare per esempio da Bucaletto. Noi siamo convinti che lì la politica abbia fallito, non solo per incapacità di chi ci ha amministrato negli ultimi 40 anni, ma probabilmente anche per interesse, perché mantenere le persone in condizione di povertà, di disagio, le rende automaticamente meno libere e quindi più ricattabili. Noi per Bucaletto, per esempio, abbiamo pensato di istituire una task force, quindi di chiedere che ci sia un commissario, magari appunto che provenga da Roma. Noi abbiamo tante figure, diciamo, che conoscono la nostra città, il tessuto sociale. Io penso al generale Figliuolo, ma anche al dottor D'Angelo, che è il numero 2 della Protezione Civile. Noi crediamo che un intervento di questo tipo sia indispensabile per risolvere il problema di Bucaletto, perché i problemi dei cittadini di Bucaletto non si risolvono con iniziative spot, costruendo una volta ogni 10 anni magari degli alloggi, ma si risolvono d'insieme, andando a non solo appunto a risolvere il problema abitativo, ma risolvere il problema sociale. I cittadini di Bucaletto non possono essere trattati come cittadini di serie C, neanche di serie B. A proposito di Bucaletto, delle periferie, Potenza è frammentata in tantissime contrade. Le contrade che diventano dei bacini di voti, però poi alla fine vengono un po' marginalizzate nella programmazione. Anche lì il problema chiaramente è della vastità dell'estensione territoriale del comune di Potenza, e questo lo rende difficilmente governabile. Per questo non possiamo procedere a interventi spot. In questi giorni tutti i cittadini vedono insomma questo grande da farsi da parte degli operatori comunali oppure delle varie aziende che si occupano di migliorare la viabilità o il verde, ma queste sono iniziative spot che non vanno a risolvere i problemi. Il nostro obiettivo deve essere quello di riconnettere il tessuto sociale di Potenza con le sue contrade, con le sue peculiarità, perché è chiaro che in contrada si possono avviare una serie di processi, penso a quelli legati all'agricoltura, che è sicuramente una ricchezza per questa città e per la nostra regione, che devono essere inclusi nelle attività del capoluogo, della città, diciamo, intesa come cinta urbana. E noi non possiamo lasciare, appunto, parlavo di cittadini di Bucaletto come cittadini di serie C, non possiamo lasciare che i cittadini che sono appena fuori dalla cerchia urbana diventino cittadini di serie B, quindi senza servizi, senza fogne in tanti casi, senza metanizzazione, senza strade, senza una viabilità che sia sicura, che questo è il punto più importante, e sia soprattutto fruibile. Benissimo, bocca al lupo Francesco. Grazie.